Stop all'Ictus, un progetto e una campagna di informazione pensati e realizzati da Rotary International e promossi dal Distretto 2050 in collaborazione con i Distretti 2041 e 2042. Diciamo stop all'ictus, riducendo il ritardo nel trattamento, promuovendo la prevenzione e verificando l'efficacia dell'informazione. Tre importanti obiettivi raggiungibili attraverso una campagna ricca di strumenti e iniziative per agire concretamente sugli stili di vita e sulla consapevolezza. In partnership con importanti realtà sanitarie e scientifiche. L'ictus è una patologia molto grave e diffusa, i cui sintomi, nella maggior parte dei casi, non vengono riconosciuti in tempo, ritardando così il primo intervento. Il trattamento precoce, infatti, permette di ridurre significativamente la mortalità, la possibile disabilità e le recidive. È indispensabile ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei sintomi e l'azione. Le parole chiave sono informazione ed educazione, perché la consapevolezza, la prevenzione e il miglioramento dello stile di vita sono la nostra migliore arma contro l'ictus. I sintomi dell'ictus compaiono improvvisamente, quindi è importante essere preparati e agire presto, imparando le mosse giuste. È sufficiente memorizzare questa semplice sequenza, che aiuta a ricordare i segni e i sintomi principali, e invita ad essere sempre pronti a chiamare immediatamente i soccorsi e recarsi in ospedale, preferibilmente in una delle stroke unit presenti sul territorio. È importante fare prevenzione, combattendo i principali fattori di rischio. È bene tenere sotto controllo le patologie cardiache, l'ipertensione e il diabete, ridurre la sedentarietà e il consumo di alcol. Sono sufficienti pochi accorgimenti e la giusta dose di impegno. Non fumare, bevi moderatamente, segui una dieta sana e bilanciata, fai movimento e pratica sport, controlla il peso e la pressione, segui le indicazioni del tuo medico. Stop all'ictus, una campagna integrata che da oltre 2 anni ci vede attivi sul territorio con tante iniziative.